Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione su Teletruria. In apertura di questa nostra edizione parliamo del maltempo, in particolare del violento downburst che si è abbattuto ieri nel territorio aretino. Andiamo nello specifico in Casentino perché dopo appunto ciò che è accaduto con il maltempo, la stessa Piazza Grande a Bibbiena ha subito veramente notevoli danni, un centro e simbolo della città casentinese, e oggi è stata la giornata degli interventi sul territorio. Vediamo. Ieri per il Casentino è stata una giornata davvero difficile, anche per Bibbiena, dove una tromba d'aria si è abbattuta proprio qui nel paese. Cosa è successo? Sì, purtroppo giornata, una domenica pomeriggio negativa per il nostro territorio, perché questo maltempo legato a queste forti correnti d'aria, a questo fortissimo vento corrente discensionale, quindi una specie di tromba d'aria, diciamo, ha provocato degli ingenti danni, per fortuna solo a cose e a case e a veicoli, non a persone. Quindi tiriamo un sospiro di sollievo, perché le immagini, anche del video che poi è diventato virale, fatto da alcuni ragazzi che erano sul posto nella nostra piazza principale, Piazza Grande della città, è stato davvero, erano immagini forti. Queste correnti discensionali hanno praticamente alzato un intero tetto, quasi un intero tetto di un palazzo, tegolini, carta catramata, anche alcune tavole di legno, e le hanno scaraventate praticamente su tutta la piazza, provocando danni oltre che a questo tetto di questa abitazione anche a veicoli e altre abitazioni, anche a vetrine di alcuni negozi. Per fortuna nessuno si è fatto niente, grazie a Dio, e questa è la cosa importante. Siamo intervenuti subito con i nostri operatori, siamo intervenuti con Polizia Municipale, anche Carabinieri, Vigili del Fuoco, grazie davvero a tutti. È stato messo tutto in sicurezza, il palazzo evacuato, e stamane abbiamo completato la messa in sicurezza con la ripulitura del luogo. Oltre a questo, in altri luoghi del nostro territorio sono cadute alcune piante che hanno provocato anche in questo caso danni ad alcune cose e ad piccoli danni ad alcune abitazioni, ma nessun ferito, questa è la cosa importante. Un grazie davvero a tutti gli operatori e anche a tutti i cittadini che sono dimostrati collaborativi e comprensivi della situazione difficile. Stiamo vicino a loro anche in questo momento difficile, soprattutto a coloro che sono stati evacuati. Cambiamo argomento, volando virtualmente oltreoceano, perché la giostra spopola sulla CBS, sul famosissimo programma TV Sunday Morning, nel servizio che la rete statunitense ha realizzato nel corso dell'edizione del 5 settembre. Grande successo per lo storico e seguitissimo programma TV Sunday Morning, il servizio all'interno del quale la rete televisiva statunitense CBS News ha realizzato per Arezzo lo scorso 5 settembre in occasione della 140esima giostra del Saracino. 6 minuti di emozioni pure per il pubblico a stelle strisce, che insieme al giornalista Seth Don ha potuto immergersi dentro alla nostra rievocazione storica, vivendola a tutto tondo. Seth Don ha condotto i suoi telespettatori facendo fare loro, esattamente come avviene ad Arezzo, un tuffo nel Medioevo, dalle sfilate ai cavalieri alle dame, focalizzando l'attenzione anche sulla preparazione dei giostratori in vista della giostra. Ai non addetti telespettatori americani ha spiegato cosa devono fare i giostratori dei quattro quartieri in lizza per conquistare l'agognata Lancia d'Oro. Seth Don ha raccontato dell'origine medievale della giostra e di quanto questa sia la manifestazione più amata e seguita nella città di Arezzo, una città che si trasforma e che per la giostra torna nel Medioevo come un locale gioielliere. Enrico Vedovini diventa cavaliere. Bellissima l'intervista al grande giostratore bianco-verde, che spiega le fasi della preparazione, anche se, racconta poi al giornalista, è molto schivo e non ama il clamore che si crea poi sulla sua persona. Anche il quartierista bianco-verde Saverio Crestini, un po' lo storico del quartiere, ha portato Seth nel museo del quartiere per mostrargli le 36 lance d'oro vinte da Sant'Andrea. E la sera prima della giostra, le magnifiche cene propiziatorie preparate dalle mani esperte delle donne del quartiere per la gioia degli oltre 700 presenti al banchetto. Il giorno della giostra, giostratori come Enrico Vedovini si concentrano per la gara. Ora sono pronto, dice Vedovini a Seth. La giostra viene seguita in tutta la sua interezza e il giornalista racconta quelle che definisce vere emozioni, compresa una rissa dove è costretta a intervenire anche la polizia in costume, ovviamente. E quando tocca Enrico Vedovini lo vediamo perdere
perdere la lancia e perdere tutto il suo punteggio. Alla fine, dice Sean, porta crucifera, porta a casa l'agognata lancia d'oro che mancava dal quartiere da ben 6 anni. E anche Sean ha i suoi legami con Arezzo. Il marito, infatti, è proprio di questa città. Il documentario si chiude sul futuro con Enrico Vedovini che prepara il figlio Giulio, consegnandogli l'eredità di un mestiere. Un documentario spettacolare e sentitissimo negli States che ha portato il nome della città di Arezzo e della passione e della sua manifestazione ad essere amata e apprezzata anche oltreoceano. Voltiamo pagina adesso, è in programma nel fine settimana, esattamente venerdì, la sentenza per il processo sulla bancarotta Etruria. Un complicato intreccio di finanziamenti mai rientrati che, secondo l'accusa, avrebbero causato il crack dell'istituto bancario aretino. È una settimana che porta alla sentenza del processo per bancarotta Etruria, un processo di grande spessore ed una sentenza che si annuncia abbastanza sostanziosa. In 24 le persone a vario titolo sul banco degli imputati. I PM Giulia Maggiore e Angela Masiello hanno già chiesto le condanne che variano da 6 anni e mezzo fino ad 1 anno. Le accuse: bancarotta fraudolenta e bancarotta semplice. Il processo, o meglio la sentenza, è in programma venerdì nell'aula della Vela, che detto per inciso è stata restaurata. Uno degli imputati, il professor Enrico Fazzini, ex presidente dell'Ordine dei Commercialisti di Firenze, è morto durante l'estate. Per quanto riguarda il collegio giudicante, sarà presieduto da Giovanni Fruganti, che ha condotto l'intero processo insieme ai colleghi Ada Grignani e Claudio Lara. Parliamo adesso di mondo dell'istruzione, perché comincia l'anno accademico al campus del Pionta con la rinnovata offerta formativa che comprende 12 corsi. La sede aretina dell'Università di Siena viene gestita da quest'anno da un nuovo comitato che coordina 10 dipartimenti. Welcome Day all'Università di Siena nella sede di Arezzo, oggi il primo giorno dell'anno accademico anche all'Università nell'era del Green Pass. Quali sono i corsi partiti già da oggi? Abbiamo i 2 corsi di laurea triennali, Lingue per la comunicazione interculturale d'impresa e Scienze dell'educazione e della formazione. Abbiamo avuto circa 200 studenti in presenza nelle aule universitarie distribuiti nei vari spazi e circa un 85 studenti che hanno seguito da casa oppure dal polo grossetano. Il Green Pass è uno strumento per i docenti e per gli studenti di poter stare di nuovo insieme a lavorare, ma sapendo di essere protetti e tutelati. Non saranno i docenti a controllare i Green Pass, ci saranno dei controlli a campione. Le matricole sono affiancate in questa prima parte dell'anno dagli studenti tutor che li guidano nella costruzione del piano di studi e non solo. Quali sono le domande che sono più frequenti anche in questo periodo di pandemia? Riguardo all'erogazione delle lezioni, quindi se vengono fatte solamente in presenza o solamente a distanza, in realtà vengono fatte per questo primo semestre sia in presenza che a distanza. Una buona adesione quest'anno per il corso di Lingue per la comunicazione interculturale ed impresa. Io ho scelto comunque sia cinese, quindi ho lavorato con i bambini come volontaria in vari paesi, sono stata anche in Cina e me ne sono innamorata, quindi il desiderio comunque sia di riuscire a lavorare in Cina prima o poi. Io ho scelto Lingue per l'impresa perché mi dà la possibilità di coltivare la mia passione per la lingua spagnola. Mi piacerebbe ottenere un master in questa lingua e diventare madrelingua a tutti gli effetti. Per la pagina della sanità parliamo del camper vaccinale che arriva nelle aziende con prima tappa alla 1R, domani Prada, poi Baraclit e Menci. Dal 15 ottobre Green Pass obbligatorio, spariranno a breve gli hub vaccinali. Il camper della Misericordia e della ASL Toscana Sud-Est si ferma alla 1R e poi proseguirà nei prossimi giorni in altre industrie per andare incontro ai cittadini e per vaccinarli. Il connubio vaccinazione lavoro infatti è uno dei più importanti. Come no, assolutamente sì, soprattutto in previsione del 15 di ottobre, che sapremo essere il giorno in cui poi sarà obbligatorio il Green Pass, è necessario quindi che tutti abbiano avuto in qualche modo quantomeno la possibilità di vaccinarsi, poi le scelte sono assolutamente personali. L'hub vaccinale andrà a sparire? Stiamo ragionando anche su questo, lo faremo immagino a partire dalla seconda metà del mese di ottobre,
via via fino ai primi di novembre, quindi si vedrà via via il da farsi. Noi siamo molto sensibili alla sicurezza dei nostri dipendenti, del nostro gruppo, perché questo camper rappresenta un po' questo, no? Quello di incentivare ancora gli indecisi, venire a prendere informazioni, rientra nel nostro DNA la sicurezza di tutti i nostri lavoratori. Speriamo che anche il camper qui in presenza possa incentivare appunto gli indecisi, quelli che ancora hanno dei dubbi su questa vaccinazione, che può rendere secondo me la libertà a tutti. Abbiamo fatto un accordo per iniziare in una R, Prada domani, Baraclit domani l'altro e infine Menci per la Val di Chiana. Penso che non sia un infine, spero che ci sia un seguito, ma penso che gli accordi che abbiamo è di proseguire anche in altre hub, in altre aziende, insomma, che possano attirare lavoratori. Vedo che stamani c'è stato già un buon inizio, quindi continuiamo così, insomma. E adesso il consueto appuntamento con il bollettino che riguarda i contagi. Il numero di nuovi casi positivi nella ASL Toscana Sud-Est di 46, di cui 3 nella provincia di Arezzo, 368 i tamponi effettuati. Le persone positive in carico sono 322, si registrano 17 guarigioni e nessun decesso, 12 posti letto occupati all'ospedale San Donato. Un contagiato su 4, e continuiamo a parlare di Covid, è un under 18. Lo spiega il rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità appena pubblicato, che fa il punto su quanto proteggano i vaccini. I decessi tra non immunizzati sono 13 volte di più. Vaccini efficaci nel prevenire l'infezione da Covid tra il 70% nei più piccoli e l'86% negli over 80, la malattia grave e il ricovero in ospedale. Lieve aumento dei contagi nei bambini tra i 3 e i 5 anni che però non hanno bisogno di cure ospedaliere. Il dossier settimanale dell'Istituto Superiore di Sanità fotografa lo stato della pandemia del paese. Nelle ultime 5 settimane il 50% dei casi diagnosticati indica che un quarto degli italiani che si ammalano ha meno di 18 anni. Tolti i bimbi della cui fascia vi abbiamo appena parlato, il report spiega come il vaccino anti-Covid sia capace di costruire una barriera molto alta. Con il ciclo completo difende all'88% dall'infezione e al 97% dalla terapia intensiva e dalle fatalità. Tutti gli altri indicatori sono positivi. I casi totali di infezione nell'ultima settimana sono il 16,5% in meno rispetto a una settimana fa. Scende la media giornaliera di contagiati da 4.200 a 3.700, la prima volta da settimane. Giù anche i decessi, i letti occupati in bolla Covid e in terapia intensiva. L'incidenza e il rapporto tra casi e popolazione è 10 volte più bassa nei vaccinati che nei non vaccinati. Sui decessi c'è però un distinguo importante da fare. Quelli tra i non vaccinati sono 13 volte di più. Serie di denunce da parte dei carabinieri della compagnia di San Giovanni Valdarno impegnati nei controlli sulla Movida. Controlli sulla Movida in Valdarno da parte dei carabinieri. In questo quadro sono stati ispezionati i locali più alla moda per verificare che fosse garantito il rispetto delle regole sull'uso di mascherine, distanziamento e assembramenti. Per quanto riguarda gli altri controlli, sono 3 le persone denunciate. A Bucine, i carabinieri della stazione, nel corso dei controlli alla circolazione stradale, hanno denunciato il conducente di un furgone impiegato per il trasporto di rifiuti pericolosi. All'uomo è stato contestato anche il reato di attività di gestione non autorizzata, previsto dal testo unico delle norme in materia ambientale. Sempre i carabinieri di Bucine in serata hanno svolto un accesso presso un noto locale con l'ausilio dei colleghi del nucleo ispettorato del lavoro e della polizia municipale locale. Anche qui i militari hanno denunciato la titolare alla Procura della Repubblica per svariate violazioni in materia di lavoro nero. 3 dipendenti su 4 sono risultati non essere in regola. Oltre alla denuncia sono state elevate sanzioni pecuniarie per oltre 10.000 euro. Infine una giovane residente a San Giovanni Valdarno, poco più che maggiorenne, nel corso di un controllo è stata trovata in possesso di una dose di sostanza stupefacente, di cocaina per la precisione. La sostanza è stata sequestrata mentre la ragazza è stata segnalata alla prefettura di Arezzo. Ancora una notizia di cronaca, questa volta per parlare di un intervento della Polizia Municipale di Arezzo alla Marchionna dopo segnalazioni su bocconi avvelenati.
sono intervenuti dopo alcune segnalazioni raccolte dall'assessore Giovanna Carlettini, personale della Polizia Municipale insieme ai carabinieri forestali coadiuvati da due cani appositamente addestrati, hanno effettuato un accurato sopralluogo in tutti i parchi e le aree verdi della zona della Marchionna per verificare la presenza di esche avvelenate, una zona dove anche in passato purtroppo alcuni cani erano caduti vittime delle esche avvelenate. Ringrazio ancora una volta, dichiara l'assessore Giovanna Carlettini, la Polizia Municipale e gli agenti che compongono il nucleo operativo di tutela degli animali, creato dal comandante Aldo Poponcini. Il lavoro che sta svolgendo è importante. Continueremo a vigilare su ogni comportamento che costituisca violenza nei confronti degli animali, compreso il rilascio di bocconi avvelenati. Questi ultimi, peraltro, occorre ribadirlo, rappresentano un pericolo anche per le persone. Pensiamo solo all'eventualità che gli stessi siano raccolti da un bambino. Adesso possiamo affermare che l'area interessata da quest'ultima operazione risulta bonificata e dalla stessa sono stati rimossi i cartelli di avviso, ma invito i cittadini a non esitare a contattare il centralino della PM per le loro segnalazioni, in particolare a tutte le persone responsabili che si battono contro questa pratica odiosa. Torniamo adesso in Val d'Arno. Si aggiravano indisturbati nel greto dell'Arno. Due caprioli sono stati filmati questa mattina a San Giovanni e il video è diventato virale sui social. Due caprioli passeggiano indisturbati nel greto del fiume come se si trovassero nel loro habitat naturale. È successo questa mattina a San Giovanni Val d'Arno e la loro presenza ha destato l'attenzione di chi passava nella zona, che ha quindi ben pensato di realizzare un video e poi postarlo su Facebook. Nel filmato si vedono due splendidi esemplari in Arno, adesso in secca, alla ricerca di cibo. Il video è diventato virale ed ha suscitato la sorpresa di molti sangiovannesi e non solo. C'è da dire che non è certo inconsueto da queste parti avvistare animali che solitamente stanno nei boschi. Sono frequenti infatti da parte dei cittadini casi di segnalazione non solo di caprioli ma anche dei cinghiali presenti in gran numero nelle campagne valdarnesi. Segno che la fauna selvatica ha sempre meno paura dell'uomo, tanto da spingersi in luoghi fino a qualche tempo fa interdetti o pericolosi? La risposta lasciamola agli esperti e godiamoci la spettacolare bellezza che la natura sempre ci offre. La politica adesso con Donato Caporali, che è il nuovo capogruppo del Partito Democratico in Consiglio Comunale. Sostituirà il candidato sindaco alle ultime elezioni, Luciano Ralli. Donato Caporali è il nuovo capogruppo del Partito Democratico in Consiglio Comunale. Caporali è un impegno molto importante perché comunque il lavoro di opposizione del Partito Democratico in Consiglio Comunale è avviato e dovrà comunque concretizzarsi ancora più nel passare del tempo. Sì, è un percorso avviato di cui sono onorato di rappresentare le istanze del Partito Democratico e del gruppo, un percorso che aveva avviato Luciano Ralli, su cui proseguiremo e rilanceremo la nostra azione in città anche grazie all'azione del vice capogruppo Alessandro Caneschi e del segretario comunale Matteo Bracciali. Compone un quadro anche post-congressuale che ha visto la vittoria di Matteo Bracciali, quindi un nuovo gruppo dirigente nel Partito Democratico Aretino? Sì, un nuovo gruppo dirigente ma che dovrà dare le gambe soprattutto a un consiglio comunale nell'attività di opposizione a una giunta inconcludente che non sta facendo niente per Arezzo, invece Arezzo è una città cui noi vogliamo bene, vogliamo rilanciare e ci candidiamo a guidarla per i prossimi anni. L'orchestra multietnica di Arezzo si è esibita all'interno del carcere in un evento speciale pensato per i detenuti. Si concludono gli appuntamenti culturali estivi pensati per i detenuti del carcere di Arezzo, con un concerto reso possibile dalla collaborazione tra l'associazione ACB Social Inclusion e Officine della Cultura. Dopo l'esibizione dell'orchestra multietnica di Arezzo, un simbolico lancio dei palloncini a cui i detenuti hanno affidato i loro pensieri e le loro riflessioni. Siamo riusciti a organizzare questa manifestazione che è l'ultima di una serie di tre che si sono tenute quest'estate nel carcere San Benedetto di Arezzo. Ed è un momento particolare perché, tenendo conto che il 50% dei nostri detenuti stranieri, abbiamo voluto attraverso l'orchestra multietnica raggiungere anche loro. Il carcere di Arezzo sta rispondendo con forza alla lotta al Covid con ottimi risultati sulla campagna vaccinale. Il 99% del personale è vaccinato, stesso discorso vale per i detenuti, quindi un importante successo da questo punto lo abbiamo. Quindi per il momento diciamo che dal punto di vista pandemico la situazione, ripeto, per il momento è sotto controllo. È
Ecco, per voi è importante essere vicino alle realtà sociali della città? Per noi è stata una cosa bellissima e per me la città non ci dobbiamo dimenticare di questo pezzo. È fondamentale ricordare e anche fare attività per i ragazzi. Come è stato per voi esibirvi per i detenuti? Il carcere è un pezzo della città, l'orchestra questo fa, racconta una città come quella di oggi, una città fatta di identità diverse, di culture che si incontrano. I ragazzi e le ragazze di Futuro Aretino Under 16 sono stati insigniti dal presidente del titolo Alfieri della Repubblica per gli eventi che organizzano a favore dei più giovani. I ragazzi di Futuro Aretino Under 16 hanno ricevuto un encomio davvero importante dal Presidente della Repubblica per delle iniziative che avete organizzato quest'anno, ma con un lavoro che c'è dietro da molti mesi, grazie anche ai professori. È un grande lavoro, un grande gioco di squadra, aver ricevuto questa onorificenza dalla massima carica dello Stato ci fa veramente bene al cuore. E devo dire che essere riconosciuti anche a livello locale, quindi a casa propria, ci fa stare molto bene. Sono eventi che vanno dalle fasce tra 13 e 16 anni, con una sola regola, non alcol, e feste che vanno dalle 7 a mezzanotte. E, diciamo che sono stati momenti in cui abbiamo fatto delle grandi aggregazioni, con tanta musica, risate, feste, una grande aggregazione di ragazzi che si divertivano, e questo è veramente il divertimento puro e sano che noi vogliamo dimostrare. A precisare il fatto che, anzi manifesto pubblicamente che come in tutte le cose ci sono stati anche dei problemi, comunque persone che ci sono venute contro, ma noi siamo andati avanti e sempre a testa alta. Ovviamente un progetto come il vostro può crescere anche con l'aiuto delle istituzioni locali. Fino a questo momento avete delle richieste in più da fare? Beh, normalmente dovrebbero essere le istituzioni comunque che si accorgono di novità così importanti in città. Noi ci abbiamo provato a tutti i costi e devo dire che devo ringraziare Marco, perché stamattina ci ha dato parola e ha riconosciuto comunque il nostro merito, quindi aspettiamo da altre cariche un intervento, insomma, oppure un riconoscimento, anche perché ci domandiamo come mai veniamo ricevuti comunque dal Presidente della Repubblica e qua ad Arezzo invece soltanto Marco Donati ci ha invitato a parlare, a darci questa opportunità. Tanti visitatori allo Spazio Imago per la mostra fotografica Nei miei occhi, che sarà visitabile anche il 28 e 30 settembre e anche il 2 e 3 ottobre. Mostra nata da un percorso di un anno che ha portato una tredicenne ad aprirsi agli altri con il linguaggio dell'immagine. Emozione e meraviglia si sono visti nei tanti visitatori che sono stati presenti alla inaugurazione della mostra Nei miei occhi, una personale di Irene, 13 anni, che ha scoperto la macchina fotografica come mezzo espressivo e di comunicazione in un percorso neuropsicologico. È bello pensare che una cosa che si fa per stimolare, per accrescere delle capacità possa poi diventare invece un'offerta, un dono che Irene fa agli altri, alla sua città, un dono di bellezza. E durante questo percorso di un anno Irene ha fatto circa 500 fotografie che sono poi state selezionate in questi 35 scatti con quattro temi, che sono sottopasso, riflessi, le ombre e la natura, e abbiamo deciso di presentarle tutte e quattro perché comunque attraverso le nostre passeggiate Irene fotografando è stato un modo per descrivere la realtà dal suo punto di vista e anche per scoprire dettagli del mondo che la circonda. Un percorso di grande impegno che dimostra come ognuno con le sue diversità è utile all'altro. Da quando Irene ha 3 anni ha fatto tantissimi percorsi. Quando si cerca di trovare una strada per aiutare una neurodiversità, chiede al bambino tanto di sottoporsi a tanti stimoli per riuscire ad adattarsi alla nostra società, e quel bambino comincia a insegnarti tante cose. È lui che insegna a te, ti insegna la tenacia. Continuiamo a parlare di fotografia perché i fotografi di Confartigianato sono al fianco degli studenti del liceo Piero della Francesca per gli scatti della mostra Separare. L'esposizione, inserita all'interno del festival Cortona on the Move, fa parte di un progetto di alternanza scuola-lavoro.
per i loro scatti hanno scelto quei luoghi di incontro e di ritrovo dai quali la pandemia e la DAD li aveva allontanati. Le immagini degli studenti delle classi terza M1 e M2 dell'indirizzo audiovisivo e multimediale del liceo Piero della Francesca, protagoniste della mostra Separare, curata da un gruppo di fotografi di Confartigianato Arezzo che ha seguito i ragazzi nel corso del progetto. L'esposizione, ospitata nei locali della Fortezza del Girifalco a Cortona, si inserisce nel percorso di alternanza scuola-lavoro che l'associazione porta avanti con l'istituto scolastico. Nel periodo in cui abbiamo affrontato questo lavoro c'era ancora la DAD, c'erano ancora le chiusure, però i ragazzi nei piccoli momenti che abbiamo potuto condividere hanno dato il massimo, è stato veramente uno dei giorni fantastici. Abbiamo riso, abbiamo scherzato, abbiamo appreso noi da loro e loro spero abbiano appreso qualcosa da noi e abbiamo cercato di lasciare una traccia del nostro passaggio. La scuola in questo caso non attiva percorsi di scuola-lavoro così perché qualche legge ci obbliga, ma perché vogliamo dare realmente le ali ai nostri ragazzi. Siamo fortemente convinti che sia necessaria un'educazione all'immagine e quindi siamo stati felici di ospitare all'interno di questa della Fortezza del Festival questo progetto. La mostra, come tutte le altre del Festival, sarà visitabile fino al 3 ottobre, dalle 10 fino alle 19. Suggestioni musicali in un contesto particolare. Ponteburiano ha ospitato l'evento di apertura della Settimana Nazionale della Bonifica. Suggestioni musicali in un contesto particolare. Ponteburiano ha ospitato l'evento di apertura della Settimana Nazionale della Bonifica. Tante le attività, dalle passeggiate alle biciclettate sugli argini, al laboratorio di relax sulle sponde del fiume, tutte organizzate dal Consorzio di Bonifica. Gran finale il concerto sul fiume al tramonto con Luis Di Gennaro, che ha eseguito una selezione di brani incentrati sul tema acqua e fiume. All'iniziativa ha partecipato Rondine Cittadella della Pace. Abbiamo scelto Ponteburiano perché è qui il cuore di un contratto di fiume, di Abbraccio d'Arno, che sta dentro a un progetto molto più importante di valorizzazione dell'intero fiume toscano attraverso Patto d'Arno, con il coinvolgimento di tanti cittadini, tante associazioni, tanti giovani. E quindi la giornata di oggi è una giornata dinamica volta proprio alla conoscenza del territorio e a godere di un ambiente bellissimo come questo, con alle spalle il ponte storico di Ponteburiano, ascoltando della musica assolutamente di eccellenza. La Settimana della Bonifica si apre proprio nel weekend, tra l'altro, di Puliamo il Mondo, quindi un'iniziativa che ci vede appunto partecipi anche insieme ai consorzi. E sappiamo che è un'iniziativa che ha ovviamente di pulizia e di pulizia anche dei nostri fiumi e anche che chiaramente ha anche un valore di educativo importante, specialmente per le giovani generazioni. Renato Brunetti, volto storico della giostra, per anni valletto recante la Lancia d'Oro, è diventato nonno. Questa notte infatti è nata a Firenze Vittoria, una bella bambina di 3 kg e mezzo che è la gioia dei genitori Francesco ed Alessandra. Alla piccola va il benvenuto da parte dei nonni Renato e Donatella, della zia Giulia e di tutta la famiglia, naturalmente anche da parte di tutto lo staff di Teletruria. E prima dei saluti diamo un rapido sguardo alla nostra programmazione. Questa sera infatti, subito dopo il telegiornale, potrete assistere a 9:10, informazione ed attualità. Dopo 9:10 seguirà Verso il voto, trasmissione di informazione politica dedicata al voto amministrativo dei prossimi 3 e 4 di ottobre. Nella puntata di oggi protagonisti candidati a sindaco del comune di Anghiari. Ed è veramente tutto, non mi resta che ringraziarvi per la cortese attenzione e augurarvi un buon proseguimento con i nostri programmi.